a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a fare un po' di sano debunking su una proposta fatta nell'apposito post in quel di Instagram. Quindi prenderò appunto un'idea di un fan e la analizzerò dicendo punti a favore e punti a sfavore. E come avete sicuramente visto dal titolo, quello di oggi tratta un effettivo legame tra Im e Mihawk. Quindi questo è quello che faremo. A proposito di ciò, visto che non è ancora chiaro come funziona questa rubrica, non si fanno teorie. Do solo delle opinioni sull'ipotesi di un'altra persona. Quindi, questa è il discrimine. E per dare le argomentazioni alla mia idea, molto semplicemente utilizzo delle tecniche che possono entrare o nella sceneggiatura, che è una cosa che studio, o nel character design. E per questo mi avvalgo della collaborazione di Ilenia Bossi, insegnante mangaka, che fa del character design di fatto il suo cavallo di battaglia. Detto ciò, possiamo cominciare. Mihawk ha un occhio rettangolare, poco realistico ma estremamente caratteristico. L'unico elemento con l'occhio di Im è la presenza del cerchio a livello dell'iride e dell'assenza di punto luce. Ma il colore, per quanto sia comunque un rosso, è di una sfumatura diversa. Una macro classificazione dei colori li distingue raggruppandoli a sfumature, e queste in tutto sono 14. Quella di Mihawk, nello specifico, è una tonalità di rosso simile al vino. Un rosso oscuro, profondo, riflessivo, misterioso e pericoloso. Ma un rosso cupo che indica freddezza e pericolosità terrena, perché nel complesso del resto della costruzione del personaggio si rende chiaro cosa l'autore voglia trasmettere. I pantaloni bianchi mai macchiati del sangue dei nemici ad indicarci la bravura con la spada. La sua palette di colori totalmente invertita rispetto a Zoro ad indicarci sia il contrasto ultimo del primo ingresso in ciurma del protagonista e tutti gli altri elementi trattati nel focus on su Mihawk. L'occhio di Im invece è molto realistico nella sua forma, ma ne risulta estremamente generico, poco caratterizzato, di fatto basico nell'estetica. È volutamente generica quella forma e questo per evitare a chi lo osserva di dare segnali di sorta. Non deve farti collegare quell'occhio a nessun altro personaggio, di questa o di altre opere. Non deve essere caratterizzante e deve solo e soltanto incarnare il concetto di essere un nemico che si erge al di sopra degli altri, di essere senza una rappresentazione fisica effettiva. Deve incarnare, nel toto della sua presentazione che si leva sugli altri, gli ideali che si oppongono al protagonista. Se poi ci concentriamo sul colore effettivo dell'occhio, come preannunciato, è di una sfumatura diversa. Sempre rossa, per carità, e quindi incarna sempre elementi legati al potere superiore in quanto scoglio da superare per il protagonista, ma presenta una sfumatura appunto diversa. È più brillante, quindi Oda cerca di far passare il messaggio non sia una creatura naturale, ma una sorta di costrutto artificiale, perché Im non vive sul piano reale e naturale, ma si leva al di sopra degli altri, come fosse l'incarnazione di un oggetto, un'arma così potente da poter soggiogare tutto e tutti. L'occhio di Im viene da Oda sfruttato come rappresentazione della sua volontà, la metafora di un potere superiore che esercita gli ordini incutendo terrore ai servitori. Ben diverso da ciò che incarna invece l'occhio di Mihawk. Non a caso di Im, alla prima apparizione ufficiale con nome associato al personaggio, vediamo soltanto quest'occhio. Il resto del corpo altro non è che una sagoma stilizzata. Si rappresenta, come detto, il concetto di regina degli scacchi, ma si ferma lì. Nella presentazione di Mihawk invece il volto è completamente coperto, perché passa quasi in secondo piano rispetto al resto della costruzione del personaggio. Entrambi si pongono concettualmente come scogli ideologici ultimi del protagonista e del suo braccio destro, ma poi la differenza della forma dell'occhio e la sfumatura del colore, ovviamente contestualizzate nel resto della scena, si esprime nel complesso la costruzione psicologica e tematica. Il cerchio dell'iride invece serve ad indicare una conoscenza superiore sul mondo. Indica proprio il sapere, ma inteso sia come conoscenza acquisita dall'umanità nel suo progressivo arricchimento culturale, sia come il complesso delle qualità spirituali e pratiche che caratterizzano le anime più nobili. Ed è per questo che entrambi i personaggi possiedono questa specifica caratteristica sull'iride, perché entrambi dimostrano di essere al culmine della conoscenza nel rispettivo ambito. Mihawk possiede il sapere cortese tipico del guerriero medievale. Elemento che trasuda sia dal suo design che dai suoi dialoghi in quanto guida di Zoro, mentre Im invece deve millantare una conoscenza sconfinata sulle regole, sui segreti e sugli equilibri del mondo. Non è infatti un caso che lo stesso principio sia stato rappresentato da Kishimoto negli occhi del Rinnegan,
perché quei cerchi indicano i vari livelli di sapere spirituale, che poi trovano riscontro nell'applicazione delle sei vie di Pain, parlando proprio di Naruto. Non è quindi un ulteriore caso che anche Zunisha, l'elefante millenario, sia stato rappresentato con lo stesso tipo di iride. Il suo avere mille anni implica il suo aver vissuto durante il secolo buio, ragion per cui le conoscenze di quell'elefante sono impressionanti. Ed Oda utilizza infatti la stessa regola di costruzione visiva, cambia semplicemente il colore per adattarlo alla situazione, perché il cerchio indica il possedere conoscenza, mentre il colore determina l'orientamento e il modus operandi del personaggio. Ed è per questo motivo che odi visceralmente il cambio di colore che Toei Animation ha adottato nella strutturazione del character design di Mihawk. Perché, siccome il suo soprannome era Occhi di Falco, hanno ben pensato di cambiargli il colore dell'iride da rosso a giallo, e questo perché i falchi tendenzialmente hanno quel colore di occhi, come vi sto sicuramente mostrando adesso a schermo. Insomma, non hanno colto cosa l'autore volesse esprimere, si sono arrogati la libertà di modificarlo, rovinando completamente l'idea iniziale dell'autore, e scatenando quindi il delirio, ovviamente, all'uscita delle iride analoghe quali Zunisha e Im. Però credo più o meno di avervi detto tutto, quindi per oggi questo video di debunking si conclude qua, fatemi sapere come sempre la vostra opinione qui sullo spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale del gruppo chat Roniner su Telegram, e fate le solite robe social di condivisione e mi piacciatelo. Io spero davvero che questo video comunque sia servito allo scopo, spero che abbia chiarificato un po' le domande e le perplessità. In caso se ce ne sono altre, non fatevi problemi veramente a porvele nei commenti appunto o su Telegram, poi o io o comunque Lenia risponderemo in modo più che esaustivo in merito. Detto ciò, appunto, vi ricordo che nell'info box del video vi lascio come sempre il link di Pumpling, sito di magliette con cui collaboro e di cui un codice sconto, il link Telegram di One Piece Unity, canale a tutto tondo che tratta il mondo di One Piece, in realtà anche su Instagram, quindi vi lascerò il link anche di Instagram, e i link di tutti i miei social per stare sempre aggiornati sul mondo dei fumetti e per ricevere i feed dei video. Trovate ovviamente anche il link del mio saggio tema One Piece, però penso che ve l'ho detto talmente tante volte che ormai lo sapete anche voi. Quindi, basta, vi ho detto tutto, noi ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale, fate i bravi, mangiate le verdure, tra l'altro, questa sera, in teoria, ci sarà una live super fica su Twitch, quindi fate voi in caso passate. Tutto ciò. Alla prossima, quindi bella a tutti.